Siamo con Mister Tassi, oggi ufficializzati i gironi di Coppa Italia. Sappiamo già il nostro cammino. Debutto 28 agosto a Cisano Bergamasco, poi Castellana di Castel Goffredo. Il commento dal nostro Mister. Vabbè, sono la Cisanese la conosciamo, visto che poi era una squadra che era inserita nel nostro girone nella passata stagione. Ed è chiaro che giocare da loro è sempre difficile, però credo che è un girone poi equilibrato, perché la Castellana poi la squadra di Blasone l'avremo in casa, per cui credo che sia un girone aperto a tutte le soluzioni, dove non c'è una favorita, partiamo tutti alla pari, cominceremo a vedere così, a misurarci contro comunque due ottime formazioni. Bene la seconda in casa, perché comunque la seconda in casa, in caso di un risultato positivo la prima, ci permette di giocarcela a Riccardi, quindi credo che sia, se riuscissimo a fare un risultato alla prima, credo che sia un piccolo vantaggio tutto qui. Quindi ci possiamo giocare anche il passaggio del turno e magari fare bene anche. Vabbè, ma la Coppa Italia va fatta bene. L'anno scorso abbiamo fatto, secondo me, abbastanza bene, poi siamo stati eliminati dal Legnano, che alla fine ha perso la finale in una partita, credo che sia stata una delle più belle della stagione, giocata qui a Riccardi, dove era stata una partita anche molto seguita dal pubblico, e quindi sì, non buttiamo via niente. La Coppa Italia è una manifestazione che arriva all'inizio della stagione, ma che l'affronteremo come se fosse campionato, perché è una competizione ufficiale, per cui dobbiamo farci già trovare pronti all'inizio, subito. A proposito d'inizio, domenica si inizia, voglia di ricominciare tanto. Ah, io ne ho tanta, anche perché mi ritrovo comunque una squadra nuova, e quindi con una squadra nuova il lavoro bisogna comunque gestirlo in un modo diverso rispetto alle passate stagioni. Ci sono, più che dire, tante novità, diciamo che ci sono, è stata fatta una rivoluzione sotto tutti gli aspetti, non ultima anche quella del direttore sportivo. Quindi è un San Colombano completamente nuovo, dalla A alla Z, bisogna ripartire con lo spirito giusto e bisogna comunque mettersi subito al lavoro per cercare di fare le cose fatte bene. Ok, ringraziamo Mister Tassi, già domenica lo rivedremo a Grazie a Riccardo. voi.